Potevi farmelo un sorriso già che c'eri. Maestro Reiki o no? Mi hanno chiesto. Sono a volte attratto dall'idea di diventare insegnante Reiki, Reiki Master, ma al tempo stesso mi domando se potrò mai essere preparato così come te o alcune persone che in questo stesso corso fanno interventi davvero profondi, dimostrando già di possedere un'avanzata preparazione. Cosa mi puoi suggerire in proposito? Reiki è una filosofia di vita e la vita non ha limiti. Sono in cammino dal lontano 1984, ma non posso certo dire di sapere tutto, anzi, al contrario, più studio e più mi rendo conto di quanto ci sia da imparare. Perciò non ti preoccupare mai di non essere preparato come potrebbero esserlo altri insegnanti. Tutto quello che dovrai fare è condividere fino a dove sei arrivato tu e, se avrai entusiasmo e passione come me, come gli altri che vedi qui dentro, continuerai ad aggiornarti per dare sempre il meglio giorno dopo giorno. Se dovessimo aspettare di essere pronti al 100%, non inizieremmo mai, poiché la conoscenza non è un luogo con una meta finita, bensì un percorso senza fine, ed il bello è proprio questo. Il piacere di condividere con umiltà, ben sapendo che non c'è una fine negli studi, a meno che la curiosità svanisca e si diventi vuoti interiormente, è il modo migliore per sentirsi pronti per iniziare. I maestri dannosi sono quelli che si sentono arrivati e che si credono tuttologi, non certo quelli che sono coscienti che sarà proprio insegnare il metodo migliore per continuare ad imparare. Tratto dal corso Reiki ad offerta libera dello studio Gayatri di Monza.